Allora ragazzi, benvenuti a tutti in questa domenica uggiosa. Siamo qui con il nostro buon Mattia Posatelli, top 4 a Reggio di Treviglio. Siamo nella Co-I, che potete come sempre esplorare. E il nostro mitico Bosa, a cui lascerei tra poco la parola, ci mostra un mazzo inaspettato, fortissimo. Vai Tia. Allora ragazzi, oggi vi porto la profile finalmente, dovrei dire, di Eldritch, che è il mazzo che sto giocando praticamente da maggio. Ho fatto buoni risultati con questa lista, sempre a livello local ovviamente, ho vinto abbastanza local, ho vinto anche un Wida Box a crema, quindi è un mazzo che ho testato, potete fidarvi di quello che vi sto per dire. Ovviamente sarà diverso rispetto a quello che vedete sulla pagina Instagram, perché il meta è cambiato, quindi abbiamo dovuto fare anche questo mazzo le sue modifiche. Con questo mazzo si toppa se e solo se avete il tappetino, esatto, sponsorizzato dal buonissimo Geno dei GGD, ragazzi. Quindi esatto, esattamente. Passiamo alla deck profile. Vai. Lord è l'anima del mazzo, perché riesce a farti andare in control, riesce a farti allungare la partita, è una carta fortissima. Ed è Secret America. No, non più America. No, stoppo il video, posso? Allora, per le entrap, gioco 3 Ash. Da Macr. Secret da Macr. Altra entrap molto molto forte, 3 gamma. Più Dark Magician. Grandissimo driver, che è la carta che vedremo sempre in mano. Però esatto, non ci darà problemi. Quante volte l'hai strappato? Una volta l'ho strappato dopo che l'ho pescato 4 volte di fila, però vabbè. Perché gamba? Perché è fortissima quando andiamo a seconda, è fortissima perché protegge la nostra carta fondamentale che vedremo poi nel video, che ci fa partire, che ci fa scappare, ci fa fare tutto, quindi è una carta che bisogna essere per forza giocata. Come entrap non ne ho giocati di più, perché a mio avviso in questo meta non servono più di questo ratio di entrap, non ha più senso giocare 15 entrap di main, perché non ci sono più super combo, non ci sono più mazzi assurdi. Ci abbiamo Virtual World e Dytron come combo forti, per noi settiamo, non ci dà troppo fastidio, e comunque Gamma e Ash danno fastidio a Virtual, quindi vanno benissimo questi come ratio. Gli altri due grandi pali, bellissimi loro. Bellissimi, sì, però vabbè, dobbiamo giocarli per forza, vedremo poi perché. Cominciamo con le carte forti. Doppio wall. Doppio wall, carta fortissima, non ne gioco 3 perché 3 a mio avviso è pesante. È fortissima perché ti va a settare direttamente la field sul terreno, non prende Ash, e un effetto che nessuno si caga, che è fortissimo: quando entrano in battle hai preso il primo danno, lo speciali e termina la battle del loco. Quindi è forte anche se te lo vedi in mano mid game, sei un po' sotto, riesci a stallare e avere altre risorse per andare avanti. 3 network. Orco di Azza. American. Queste, e dobbiamo sì ringraziare il nostro Nico per queste 3 network. Sono fortissime, è una carta che non ha praticamente senso, perché ti fa fare S0 che blocca praticamente tutti i mazzi tranne i control. Da secondo fa OTK da sola e può portarti S0 anche Megaclops, che è un palo enorme. Altri due pali, due richiami, bisogna giocarli per forza, poco da dire, uno per S0, uno per fare OTK, non giocatene solo uno. E niente, giochiamo tanti pali, però il mazzo, come vedrete, parte con monocarta, abbiamo tante carte che si possono settare, quindi non è un problema. Due droplet, perché Eldritch, vabbè, più scarti meglio è, ti fai risorse. Contro VFD un po' di meno perché può cenare trappola, ma contro Vanity Ruler è fortissima, ci può far giocare tranquillamente. Mono Terraforming per esserci alle network. Non guardate la rarità. Esatto. E queste guardatela invece, la rarità. Guardate. Anche queste veramente veramente OP, ti fanno calare i Dragoon, ti fanno fare un mostro che praticamente l'oppo deve farsi dei meno pazzeschi o deve andare veramente tanto avanti nella partita per riuscire a togliertelo. Se partiamo con in mano Red Ice Fusion e Network abbiamo praticamente vinto quasi sempre, perché Dragoon protetto, cioè S0 protetto da Dragoon non si può togliere. Ovviamente fai S0, stalli, il turno dopo fai dragone e praticamente è GG, perché non fai giocare il tuo oppo per 3 turni. Ve lo dico perché quando ho visto probabilmente Red Ice Fusion e Network insieme non ho mai perso e sono veramente veramente fortissimo. Sono obese. Sono obese. Passiamo al reparto Eldritch, le nuove money card dal mazzo. Mamma mia. È inquietante pensare che questa carta, ho pagato tutta la base 3 euro, questa carta adesso sta tipo 30 euro l'una, 20 euro l'una. Sì, nel team ne abbiamo 10. Nel team ne abbiamo tipo 10. E per questo che è il team più ricco d'Italia. Costano più di Lord, non lo so. Però vabbè, è fortissima, ti fa fare dei plus ingiustificati. Tutti quelli che dicono che bisogna toccare Scarlet non capiscono un cazzo. Gli amici di Perugia di Fra. Bisogna toccare questa carta qua, perché è questa la carta sbagliata del mazzo, che ti fa andare in plus, se la mandi di Lord ti fa
ancora mandare, è veramente troppo forte. Una volta effettivo puoi tirare già sì, due volte. Tre cavalli, niente da dire, ricordatevi il ruling su questa carta, ragazzi, che una volta che vi dicono che va bene l'attivazione, lei entra, spacca senza targhettare. Ma perché c'è qualche ritardato che non lo sa? Sì, certo, sì. Ah, pieno? Gli amici pieno, di Perugia di Fra. Pieno di ritardati che non lo sanno, pensano che una volta che ti dicono che va bene l'attivazione poi possono fare altro, una volta che ti dicono che l'attivazione va bene, lui entra e spacca. Fortissimo. Doppio l'allero, nome suggerito dal nostro buon Andrew. Niente, è forte perché banna, anche lei stesso discorso che con Conquistador, quando parte l'attivazione banna, non puoi far niente, quindi o chain su attivazione, una volta che entra lei è bannata. O lo prendi nel culo. Esatto. Tre Scarlet. La carta che devi vendere a uno. La carta che devi vendere a uno, secondo moltissimi. Gli amici di Perugia di Fra. Non capisco veramente perché lo dicano, perché il mazzo senza Scarlet potrebbe giocare tranquillamente benissimo. Perché sono coglioni. A Black Awakening, a White Fate, quindi la carta potrebbe andare anche a uno che il mazzo giocherebbe uguale. Mentre invece se andasse a uno Eldrand, il mazzo subirebbe un hit pesantissima, perché non puoi searchare cosa ti interessa. Andando secondo non puoi searcharti Lord per forzare le giocate dell'oppo, quindi niente da dire. Passiamo al reparto cancerogeno, che mi fa schifo solo presentarlo, però bisogna giocarlo. Bisogna, ragazzi. Bisogna. Tre TP, fortissimi. Ricordatevi che se abbiamo giù Dragoon, Dragoon non viene spaccato, quindi puliamo la board dell'oppo lasciando giù Dragoon. E anche andando secondo una carta obesa, perché Virtual World, per esempio, o Drytron, deve far per forza altre summon per riuscire a chiuderti, e TP anche da seconda è veramente obesa. È come mio padre. Tre MVP del mazzo. Perché abbiamo tre i soldi. Prison. Stanno a 75 euro il playset, praticamente hanno avuto un hype pazzesco perché le giocano tutti in ogni mazzo, perché sono veramente fortissime. Basta che avete testato un minimo da qualche parte, sapete benissimo cosa fa. Non so se avete capito che lui lavora alla Banca d'Italia, comunque. Poi tre strike, anche andando secondo fortissimo. Ho deciso di giocare meno hand trap ma più trappole, che anche andando secondo sono forti. Avere strike più TT o strike più prison praticamente vuol dire aver ribaltato qualsiasi board, ti trovi praticamente di fronte. E la mono del mazzo, Skill Drain. Eh sì, giusto. Ah, con le corna, okay. Skill Drain dall'art. Che cazzo ve la spiego a fare? Veramente, coglioni di merda. Odio. Passiamo all'extra. Mono Dragoon, Master, vabbè, Master. MVP. Ciucciatemi il cazzo. La mia carta preferita del, esatto, assoluto, sì. Megaclops, palo per tantissimi mazzi che non riescono ad outare. Adesso che c'è in giro Zoa, ha perso un po' di hype, ma prima era veramente OP. Anaconda, ma sì, la fai con una qualsiasi trappola Eldritch che trasforma in Link Spider e qualsiasi altro mostro, quindi fortissimo Link Spider. Lui. Quando ce l'hai nell'extra con questo nome non puoi perdere. Grazie Lore. Omega, gli fai fare un meno 2 praticamente. Sincroto più bello. C1, perché anche lui è fortissimo quando devi chiudere, e l'oppo ha solo un turno per chiuderti praticamente. Banna tutti i mostri senza targettare, quindi è un out stupida a tante cose, bisogna già essere giocate per forza. Carta veramente che mi dà più emozioni di quella in questo momento, S0. Schillatissima questa carta. Te la metti e dici, vabbè. Te lo metti nel culo da solo. Addio, ho vinto. Esatto. Allora, voglio fare una chiosa perché ci sono tantissime persone che decidono di attivarla in standby. Veramente non capisco che cosa gli passi per gli amici di Perugia di Fra. Perché non puoi pensare di attivare S0 in standby, perché si prende veramente di tutto. Allora, se non l'attivi in standby e lui te la vuole forzare, puoi avere solo in permanence o gamma, e è già un meno 2 in mano comunque per esatto. Toglierti una carta. E lo ringrazio. E se lo attivi in main, quando mette giù la prima cosa è praticamente GG, e il tuo oppo non gioca. Sì, veloci cancelli di merda. Gioco è buona. Tutti i cancelli in due per S0 e per fare TK. Spero TK. E questo è il mazzo della vita. Ringraziamenti per la vittoria al Regio. Ringraziamenti per la vittoria. Gli amici di Perugia di Fra. Tutto il mio team, gli amici di Perugia di Fra, e di tutti Fra. Quelli che decidono di attivare S0 e standby. Esatto. E Ivo che mi ha sbustato Droplet. No, da dire. No, ho imparato Roby. No. No, ok, vabbè, comunque. Niente, grazie a tutti ragazzi, ci vediamo presto sul canale e alla prossima. Ciao belli. Ciao Damo. Ciao. Siamo qua per sponsorizzare il vostro locale sul nostro gruppo di GGD. Vuoi dire qualcosa? Un bel gruppo. Questa è la COI, venite a trovarci, punterà a fare regionali e trattano fumetti. E lui è il magnifico proprietario, guardiamolo all'opera. Fa anche parkour, quindi se volete scrivetegli.